Abbiamo filmati di persone che vengono beccate, intenti ad abbandonare i propri rifiuti. Grazie a un attento lavoro della Polizia Municipale ne multiamo tantissime, ma per tante che ne multiamo, altrettante comunque continuano in questo gesto di assoluta inciviltà. Quindi abbiamo già programmato proprio in queste settimane il potenziamento dei controlli e abbiamo già alcuni importanti risultati, ma questo non basta. Si è visto che con la sola repressione alla fin fine i risultati non arrivano. Io sono un fautore appunto di un approccio diverso anziché a quello culturale, per questo abbiamo chiesto già di elaborare un piano comunicativo innanzitutto per sensibilizzare la nostra cittadinanza e fermare il fenomeno a monte. Noi abbiamo analizzato coloro i quali abbandonano perché li vediamo nei filmati o direttamente quando vengono beccati per strada, sono persone per lo più insospettabili. Poi c'è un altro problema, mi dispiace che se ne parla poco, se ne è parlato pochissimo anche recentemente in consiglio comunale dove il dibattito politico si è concentrato su altro, ma c'è un tema difficilissimo che è quello della crisi degli impianti siciliani, è un tema vecchio perché purtroppo da anni si trascina e ancora oggi non abbiamo avuto nessuna risposta, nessuna soluzione. Serve un intervento deciso da parte della regione perché non possiamo vivere con la paura di non poter conferire, di non poter scaricare i camion, i nostri mezzi in discarica. Questo ancora oggi accade e crea poi a catena enormi problemi. Chi è che dice che in alcuni comuni addirittura la TARI diminuisce invece qua aumenta? Non è assolutamente vero, io invito tutti invece a essere molto più attenti alle dinamiche non solo siciliane ma anche del sud Italia, dove a breve, cioè dal 15 settembre, invece ci saranno degli aumenti diffusi e molto più gravi di quanto invece non si pensi, proprio perché, ma questi sono dei dati che a breve ho chiesto già agli uffici di farmi avere, ma a breve li pubblicherò. In realtà il dato davvero allarmante è che negli ultimi anni non è mai aumentato di un solo euro il costo del servizio, quindi per intenderci quello che noi paghiamo a Roma Costruzioni e quello che costa poi al comune gestire, no, il servizio della TARI, mentre i costi di conferimento sono aumentati più del 40%. Basti pensare che oggi paghiamo fior di quattrini per addirittura conferire l'organico, quando questo invece dovrebbe essere trattato in impianti di compostaggio. Per non parlare delle discariche che, come è a tutti noto, in Sicilia sono stracolme e ovviamente portare rifiuti fuori regione costa tantissimo e questo purtroppo, io lo dico ma è un paradosso, grava sulle tasche dei cittadini e non invece sulla regione che invece è il soggetto che dovrebbe occuparsi di tutto questo.